I fascicoli dell'ovra sui perseguitati bisceglesi è il titolo del libro che il dottor Tommaso Fontana ha presentato a Bisceglie nell'ambito della rassegna culturale Letture Arte allo Sporting Club di Bisceglie, patrocinata dall'amministrazione comunale. L'ovra era la pulizia segreta fascista. Per parlare di questo libro, che è un libro documento, bisogna fare una piccola premessa. Quando e come sono esistiti questi fascicoli dell'ovra? Sono esistiti quando la polizia segreta fascista si è impadronita della vita personale delle persone. Ci sono 71 bisceglesi, anzi 72 di 71 la documentazione, che sono stati perseguitati dall'ovra, la polizia segreta fascista, che ha raccolto dei dossier, come oggi si suole dire, cioè a dire delle documentazioni specifiche e personali. Sono stati seguiti alcuni per anni, seguiti nel senso che qualunque cosa facessero, la polizia era sempre attenta a seguirli, a vedere cosa facessero, eventualmente a prevenire qualsiasi loro azione. Dottore, un libro sicuramente in memoria di queste persone, ma qual è il significato, qual è il messaggio che lei vuole dare? Chiariamo subito, questo è un libro che parla di storia, è un libro storico, è un libro documento, ho detto io. Noi dobbiamo cominciare a pensare al fascismo come un fenomeno storico che si è estinto. Dobbiamo distinguere quello che è il fascismo come fenomeno storico, politico, italiano di quel tempo, da quello che può essere invece in senso lato il fascismo inteso come quello che una minoranza riesce ad imporre ad una maggioranza, cioè il contrario di una democrazia, quello che una minoranza riesce a imporre ad una maggioranza con la violenza o con l'inganno. In questo modo noi possiamo identificare nel fascismo tutta una serie di eventi storici che non sono soltanto quelli italiani. Ognuno di questi eventi storici ha preso la forma della nazione in cui si è verificato, del popolo che l'ha espresso. Per dire, il franchismo in Spagna è stato diverso dal fascismo in Italia, oppure il nazismo in Germania è stato diverso da questo. Altrimenti potremmo dire che il fascismo è stato ogni genere di manifestazione della storia in cui la violenza o l'inganno sono stato lo strumento con cui una minoranza ha oppresso la maggioranza. Questo significato ha un valore. Se si viene a considerare questo fatto, si considera perché questo è un documento importante. È un documento non soltanto della storia, cioè documenta alcune situazioni che sono verificate, ma è un monito a che questo non accada più. Durata la ricerca per poter produrre questo libro. Lo studio di questo libro è durato un paio di anni. La ricerca concreta, materiale, 7 mesi, non da me per fortuna, perché ho per fortuna dei parenti a Roma e sono andati all'archivio centrale dello Stato dove esistono questi fascicoli, questa documentazione, e con una certa difficoltà. Non sono, mia cugina è una critica d'arte, quindi non ho provveduto. Per cui eliminare il preconcetto e le proprie idee quando valuta un fatto, un documento. Lo storico serio è una persona che valuta i fatti. Ecco la foto, grazie. Va bene. Grazie, grazie.